Aurora Ramazzotti ha deciso di confessare cosa sta provando in questo momento, ha voluto farlo direttamente dalla sua auto. Aurora Ramazzotti ha mostrato cosa sta accadendo nella sua vita, la confessione inaspettata della figlia di Eros e Michelle Hunziker ha sorpreso tutti. Mentre la giovane continua la sua vita da mamma e il piccolo Cesare cresce sempre di più, ha deciso di fare un grande passo spiegando però per lei quanto sia complicato e quanto tutto ciò la spaventi molto. La giovane madre piace molto per questa sua semplicità nel raccontare ciò che fa e cosa le accade. L'ha fatto nel corso della sua gravidanza, quando è nato il suo bambino e continua a farlo tutt'oggi. Sono in tantissimi a seguire i suoi consigli o dargliene di nuovi e può essere che qualcuno avrà fatto lo stesso nel corso di tale vicenda che stiamo per raccontare. Aurora Ramazzotti e lo sfogo dalla sua auto, cosa ha deciso di fare? Aurora Ramazzotti è sempre molto seguita sui social, la giovane madre è una vera e propria influencer e di lei piace la spontaneità e l'ironia con cui racconta la sua vita e le sue giornate. Questa volta ha deciso di condividere con i suoi followers la decisione di acquistare una pianta per il suo appartamento di Milano. Ha mostrato sui social l'immagine della grande pianta nella sua auto, posizionata al fianco del sedile del guidatore e poi ha spiegato cosa ha provato dopo averla comprata. Ho preso una pianta all'orticola, è una sfida con me stessa. Spero di riuscire a farla sopravvivere. Durante il viaggio mi sentivo in colpa perché era scomoda, allora le ho messo la musica classica e le chiedevo scusa ogni due minuti. Questo è il racconto di Aurora nelle sue storie che ha fatto davvero sorridere molto i suoi follower. A quanto pare la giovane Ramazzotti non ha il pollice verde per questo tema che non riuscirà a far vivere la sua nuova pianta. Ha però detto che ce la metterà tutta per riuscire nell'intento e ha deciso di curare questa pianta quasi come se fosse una bambina. Nelle storie successive è tornata a parlare della pianta e di cosa ha scoperto, il suo nome, le sue proprietà e caratteristiche. Adesso il timore è solo che non viva abbastanza. Le immagini di Aurora e la pianta recentemente acquistata hanno fatto il giro del web, suscitando la curiosità di molti utenti in rete.